D'ora in poi chiamatela Zona Pineto, la squadra di Amaulo non muore mai. Settimo risultato positivo nelle ultime 8 partite per la squadra del presidente Brocco, che riacciuffa il Perugia in pieno recupero e trova un pari prezioso contro una delle grandi del campionato. Finisce 1-1 la prima storica partita in Serie C dei biancazzurri al Mariani Pavone. Decisivo gambale al 92esimo, secondo gol in campionato per l'ex Avellino dopo aver piegato il Pescara nel derby, oggi colpo del pari contro la squadra di Baldini, in tribuna causa squalifica. Gli Umbri passano in vantaggio nel primo tempo con il tap-in di Seghetti al 34esimo sulla corta respinta di Tonti sul tiro di Vasquez. Nella ripresa i perugini potrebbero chiudere il match con Seghetti al 13esimo e poi con Santoro al 19esimo, di nuovo Tonti decisivo. Amaulo cambia tutto e con le sostituzioni passa al 4-3-1-2. Nel finale sfrutta al massimo i 4 minuti di recupero trovando il meritato pareggio proprio con due giocatori pescati in panchina. Il pari lo firma gambale al 92esimo su un cross dalla sinistra di Borsoi, colpendo di testa imparabilmente per Adamonis, e il Mariani Pavone esplode, primo punto in Serie C nello stadio di Pineto.